Ragazzi, buongiorno. E dopo una serata molto chic, molto, molto divertente, dopo il pareggio dell'Inter, e capite? Ah, che bello, sono infermabili proprio. Eppure ci avete provato con uno rigore. I gol di Durham è da rivedere perché mi hanno detto qui sui social che probabilmente era fuori gioco, però mi voglio fidare degli arbitri e della VAR, ok? Quindi a posto così, 2-2, ci sta, fa mucca. Detto questo, ieri il Milan ha pareggiato 2-2. Torino, si è cagato sotto perché il Torino 2-0, se si giocava la partita come si doveva, faceva pure terzo. Ma siccome in Italia sappiamo che poi ve la prendete con la Juve che gioca in difesa, ma io è inutile, in Italia quando si... Se in vantaggio 1-0, tutte le squadre tendono a chiudersi. E la dimostrazione ieri, Milan-Torino 0-2, Torino poteva gestire tranquillamente, no, si è fatta pareggiare 2-2 perché si è chiuso in difesa, o Milan mise 6 attaccanti, e giustamente poi il gol arriva. Una papera i Milinkovic-Savic, questi sono altri discorsi. Però detto questo, c'erano i fenomeni del web, là, che dicono, wow, Milan, grande mercato. Di qua, di là, grande preparazione, Fonseca è un grande allenatore, di qua, di là, che squadrone. La prima partita, come si deve, ufficiale, 2-2. Una squadra che lotterà forse l'Europa League, non dico lotterà forse. Quindi questa è la realtà, che le amichevoli poi non contano un cazzo, e l'abbiamo visto. Non è che un Milan, sì, tre palloni là, due là, 1-0 là, 5-0 là, 5-1 là, 2-2 Cotorini. Per farti capire, e stavi in vantaggio 2-0. Cioè, proprio questo, hai visto? E questo è. Calma, questo campionato sarà molto, molto divertente. Io qua lo dico e non lo nego. Aiuto, non lo vince Scudetto, per me, poi se lo vince. Ovviamente spruzzammo per tutte le parti, capisci? Però per me quest'anno è difficile vincere lo scudetto. Quest'anno. Perché veramente sarà un campionato bello. Questo è un campionato bello, bello, bello. Fidatevi di me. Vai, io vi saluto, buona domenica e ci vediamo domani allo stadio, 8:30. Già sai. Ciao belli.